Ben ritrovati, siamo a Milano presso Palazzo Giure Consulti. Qui la terza tappa del tour sui territori dell'assessore regionale allo sviluppo economico Guido Guidesi, impegnato nella consegna dei marchi identificativi di attività storiche. Sono stati consegnati 26 marchi identificativi ed altrettante imprese della provincia di Monza e Brianza e 41 invece per la provincia di Milano. Ma sentiamo i protagonisti di questa giornata. Oggi premiamo le attività storiche riconosciute quest'anno della provincia di Milano e della provincia della Brianza. È un'occasione, diciamo così, per la regione, soprattutto per dire grazie a queste attività che presidiano il territorio, innovano la loro tradizione e hanno cambiato anche le generazioni di gestione dell'attività, ma mantenendo il presidio dell'attività. Per cui sono attività resilienti, ma soprattutto attività di servizio, e questo riconoscimento è un grazie da parte della regione, ma anche un'opportunità per loro. Perché le botteghe storiche, soprattutto in Lombardia, sono una risorsa sia dal punto di vista economico e sociale, e mai come in questo periodo post-pandemico c'è bisogno della loro professionalità e della loro attività per risollevare tutti insieme la nostra economia, ma anche la voglia di rivincita e di riprendere il nostro ruolo nella regione Lombardia. Siamo molto grati anche alla Regione Lombardia per questa iniziativa e per questo riconoscimento, perché comunque c'è tanto lavoro dietro e insomma è una soddisfazione. Ma è una gioia incredibile, noi e da Napoli e da Milano abbiamo sempre cercato di stimolare l'artigianato e oggi riceviamo un premio per un'azienda storica, 1870, Stivaleria Savoia. Io sono veramente orgoglioso, contento di trasmettere ancora una bella Italia, una bella Milano, un bellissimo artigianato. Oggi finalmente vediamo che innanzitutto siamo contenti che il governo nuovo si stia muovendo in questo senso, è un'esigenza, abbiamo tanto bisogno di interventi che la regione per limiti di risorse e limiti di competenze non può fare, anche se noi un po' di strumenti li abbiamo messi in campo sull'efficientamento energetico, sulla liquidità. È evidente che tutto dipenderà dalle scelte europee, perché la portata di questi interventi è una portata che può solo affrontare la Commissione europea. Alla Commissione oramai da un anno chiediamo di mettere in campo gli stessi strumenti che sono stati messi in campo durante il periodo di pandemia sanitaria, perché pandemia anche questa è una pandemia energetica che colpisce tutti. Senza quegli strumenti siamo a rischio e speriamo si risolva questo continuo indecisionismo da parte dell'Europa. Da Milano per oggi è tutto, voi continuate a seguirci sui nostri canali social e sul sito internet all'indirizzo www.lombardianotizie.online. Grazie e a presto.